Buonasera a tutti presenti, grazie per essere così numerosi. Ci troviamo in un evento che è diventato forse un qualcosa veramente di particolare. Abbiamo fatto più eventi organizzati sul recupero del dialetto, sull'affascinante lettura della nostra, quasi del nostro slang storico. Però ora ci troviamo proprio in un contesto diverso, in un contesto più raccolto sicuramente, ma anche più direi devozionale, Caterina, perché oggi, vedete il titolo della locandina, siamo in ancestrale emozione e è il titolo, anzi o meglio il co-titolo oltre il dialetto, del volume che raccoglie le poesie inedite e soprattutto i grandi pensieri della nostra Caterina Pandimiglio, la quale da tempo sta meditando un nuovo tipo di scrittura della poesia, la poesia attraverso la nostra lingua vernacolare. Oggi qui siamo un gruppo riunito, grazie anche a voi che siete il co-gruppo insieme a noi, in sinergia per leggere, analizzare quelli che sono i pensieri, ma i pensieri di tutti noi. Pensieri che poi, come approfondiremo dopo, sono diciamo quasi concretizzati in uno scambio collettivo di idee e di battute sui social. Quindi lassù noi abbiamo il nostro regista Titano, che salutiamo, il quale ha un po' quasi in maniera involontaria attivato un qualcosa in noi, ci ha fatto riemergere un po' quel sentimento del nostro dialetto che in maniera molto pratica parliamo quotidianamente, ma non ci rendiamo neanche conto troppo del valore che invece ha. Vi dico, abbiamo fatto più incontri dove abbiamo approfondito la tipologia del nostro dialetto, la nascita, diciamo un po' la formazione, il cippo anche un po' dei termini così anche a volte coloriti che utilizziamo molto spesso. Però quello che si è voluto concretizzare con questo progetto è proprio la volontà di creare un audio libro. Quindi dobbiamo anche essere attuali, al passo con i tempi, fare in modo che questo dialetto risuoni nel nostro eco, risuoni anche in un ascolto che in un momento in cui noi siamo tranquillamente nella nostra serenità di casa, possiamo ascoltare attraverso questo CD che è alla fine di questo breve, di questa raccolta, e risentire voci, passaggi, emozioni che a volte neanche consideriamo troppe e ai quali non diamo troppo peso. Io qui stasera, ci conosciamo tutti ovviamente, rappresento l'Associazione Soriano Terzo Millennio, la quale è molto sensibile a questo tipo di ricerca già da un bel po' di anni, e abbiamo anticipato alcuni eventi anche con la presenza del nostro amico Lalli, di Caterina, di tanti altri, e però con questa pubblicazione abbiamo voluto proprio sancire un po' non dico proprio un contratto con Soriano, una sorta di primo mattone che serve anche a diffondersi non soltanto nella nostra quotidianità, ma anche in quelli che sono i rapporti con le scuole e con i ragazzi che stanno crescendo, perché noi abbiamo tutti una responsabilità importante, quella di appunto tramandare il nostro linguaggio vernacolare, la nostra cultura, il nostro banalmente dialetto, ma è un qualcosa di molto più profondo che poi andremo poi a concretizzare più tardi. E a chi? Alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai ragazzi ai quali andiamo ad insegnare, oppure che troviamo anche per strada e con i quali qualche volta possiamo anche scambiare qualche battuta senza neanche renderci conto. Il dialetto è fondamentale, è la vera lingua dei popoli, e quindi oltre ad essere notevolmente fondamentale per tutti noi, deve essere tramandata e deve essere appunto, non dico sacralizzata, ma pubblicata, perché ormai queste sono le ricerche che necessitano di innovazione, di novità e soprattutto di creare un po' in tutti noi uno sprono continuo per scrivere e cercare anche di tramandare agli altri. Il cassetto dei ricordi è un grande contenitore che ci ha permesso appunto di poter far esplodere tutto questo,
e sui quali vi invitiamo anche in parte a dire la vostra e a cimentarvi anche a scrivere un qualcosa per poter lasciare anche lì, che comunque è un libro virtuale, un vostro pensiero e una vostra emozione. E noi seguiremo un percorso, adesso che andremo avanti con gli interventi, e cercheremo di analizzare le varie sezioni che compongono questa raccolta. In particolare io introdurrei adesso subito Lanni, mi sembra, non mi ricordo più la sequenza, scusate, avevo i fogli in mano che sono andati dispersi, ma ce l'ho sul cellulare. Sì, prima però di iniziare a introdurre, avete un po' di pazienza? Io ho visto che c'è qualcuno delle amministrazioni, vuoi venire a fare un saluto? Sì, come rappresentanza del comune, ho visto dentro che è la Calappiata, non vedo Rachele, però ecco, dai, magari un piccolo... Sì, ecco, il nostro assessore che ci porta i saluti del comune. Io non sono come Erdogan. Siamo in piedi, dai. Magari mi tolgo un attimo la mascherina, ma mi sentite? Porto i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco, del vice sindaco e di tutti gli assessori e consiglieri. Purtroppo non possono essere qui con noi per svariati motivi, però ecco, mi hanno incaricato di salutarvi. Sono molto felice, insomma, di essere qui, perché secondo me è una cosa molto importante per Soriano. Mi avete invitata e con immenso piacere ho accettato il vostro invito, quindi che dirvi, buona visione a tutti. E noi soprattutto ringraziamo il Comune di Soriano, che è sempre vicino e sensibile a tutte le iniziative culturali e soprattutto, ecco, a valorizzare queste nostre proposte. Allora, adesso sì, diamo la parola a Caterina, alla quale oltre a un applauso va il ringraziamento ufficiale di Terzo Millennio e di tutta la popolazione per aver fatto tutto questo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Siccome c'è un po' di emozione, l'età avanza, e la voce qualche volta manca, quindi io il mio percorso ve lo leggo. Allora, se qualche anno fa mi avessero predetto che avrei pubblicato un libro in dialetto, mi sarei sorpresa. Nel corso degli anni mi sono cimentata in privato nello scrivere poesie, ma rigorosamente in italiano. Poi è arrivato il gruppo ideato da Luigi Riva, Soriano, il cassetto dei ricordi, in cui si postavano cartoline, foto d'epoca e anche parole e modi di dire in dialetto, soprattutto dal nostro amico Paolo Grazzini. Mi è arrivata un'emozione, qualcosa di ancestrale, mi riportava le mie origini. È come se dai nostri genitori, nonni, bisnonni, avessimo ereditato, oltre ai geni, retaggi di storie, luoghi, sensazioni spiegabili solo attraverso una recondita commozione. Poi è arrivata l'esperienza della pandemia, drammatica, ma mi ha dato la possibilità di riflettere sui valori della vita, sulla condizione, sull'opportunità di riscoprire il concetto di appartenenza ad un paese che ci ha dato i natali e ci ha permesso di crescere con basi solide. Quando postavo le mie poesie sul cassetto dei ricordi, più di un amico o amica mi chiedeva di tradurre in italiano. Lo facevo e il commento era: è bella anche in italiano. Certamente il concetto rimane, ma in vernacolo è un'emozione. È come se attraverso i suoni dialettali tornassero a vivere persone, luoghi e spazi che non esistono più. Mi sono sempre più innamorata di questo dialetto, mi sono documentata, ho intrapreso qualche piccola ricerca sull'etimologia di alcune parole. I termini più arcaici mi hanno subito affascinato,
rendono alla perfezione situazioni, sentimenti che se espressi in italiano necessiterebbero di più vocaboli. Sono arrivata alla conclusione che il dialetto sorianese è evocativo, preciso, conciso e liberatorio. Facciamo un esempio. Premesso che non si deve fare perché è un atto di violenza, in italiano diciamo schiaffo. In dialetto usiamo ben quattro parole che evocano con precisione la natura di questo atto e quindi è evocativo e preciso. Il cinquale a mano piena con le cinque dita, il boccatone sulla bocca, il punticcione con il pugno, lo sganassone sulla mandibola. Mi raccomando, non lo fate, è solo per dare ancora più risalto al nostro vernacolo. Poi anche conciso ed evocativo. Esempio, per dire avere grande bramosia, diciamo all'incornisse, ammerigliasse, addormentarsi al sole, sciallugare, lasciare il nido, e poi per effetto traslato la casa ci ha sciallugato, se n'è andato da casa, agghiannasse, sdraiarsi come i maiali sulle ghiandole. E poi è liberatorio. Quando non ne possiamo più, fateci caso, subentra prepotente la parola o l'espressione dialettale. Spero che con la lettura delle poesie e dei racconti che adesso andrò a fare, di suscitare anche in voi un'ancestrale emozione. Si è sentito a tratti, mi dispiace. Si è sentito perfettamente, non preoccuparti, sì. È soltanto che questo va tenuto un po' stabile. Allora, passiamo la parola al nostro amico Lalli. Prima di passare la parola volevo presentare, dato che è qui sul palco, Marco Fanti, il quale, diciamo, in un certo senso è stato, non dico l'ideatore, ma l'ideatore e soprattutto il factotum che ha realizzato tutto il progetto e tutta la possibilità delle registrazioni, della trascrizione di questo immenso lavoro in collaborazione con Angelica, e hanno realizzato proprio tutto questo. Non è un lavoro per niente semplice, poi Marco ce lo spiegherà dettagliatamente. E, ok, adesso diamo la parola a Lalli e poi ritorniamo con noi. Sì. Buonasera. Scusate la voce, ma è quello che passa al convento in questo momento. Quando Caterina mi ha chiesto di fare questo intervento e mi ha detto che c'era questo libro, io nella mia immaginazione ho considerato questo libro la ciliegina su una torta. Questa torta da che cosa era composta? Allora sono andato a cercare, a capire, a frugare, perché è come se fossero mille foglie, un paio di queste foglie sono anche le mie. Ma perché? Perché nell'autunno del 2001 Luigi Fanti mi chiamò e mi disse che c'era una consistente raccolta di termini dialettali. Adesso parecchi di voi non lo conosceranno perché vive fuori da... è sempre praticamente vissuto fuori. Questo signore, nella sua attività lavorativa, si è occupato di diverse cose sempre in ambito economico, un paio sono di spicco. Lui è stato incaricato dal governatore Paolo Baffi di trovare una soluzione che contenesse un po' l'inflazione di fine anni 70, e guidò un gruppo di lavoro che concedì i certificati di credito del tesoro, i CCT. Successivamente Carlo Azeglio Ciampi lo incaricò di scrivere la parte che riguardante la contabilità dello Stato in alcuni libri bianchi pubblicati dalla Banca d'Italia, e questa era la sua attività principale. Il suo passatempo è sempre stato soriano, perché le sue origini erano sorianesi: la storia, l'archeologia, le tradizioni, la cultura popolare. E ogni volta che ci vedevamo, ieri sera ho mandato la buonanotte e stamattina il buongiorno, lui mi raccontava del nonno che si chiamava Luigi come lui e che suonava per diletto il bombardino nella banda di Soriano del paese,
alla fine degli anni 800. Quando ci siamo incontrati mi ha dato questa raccolta. Questa è una raccolta iniziata da Domenico Patrizzi e approfondita dall'avvocato Memmo Fanti. A questa raccolta lui ha aggiunto altri termini e me l'ha passata perché dice magari se hai la possibilità di trovare qualche informazione in più, qualche parola. Io le ho trovate diverse e frugando, tra l'altro, ho scoperto altre cose, che questa è la prima volta che ne parlo. Ho trovato, per non dimenticare le altre nostre lingue, che un contributo è stato dato anche da uno straniero di nome Jens Schultes, nel dialetto di Soriano nel Cimino. E qui c'è un elenco di parole, tra l'altro alcune mi giungono nuove, per dire che anche questo è uno delle mille foglie che compongono la torta sulla quale Caterina ha appoggiato la ciliegina. Tutte queste ricerche hanno portato alla pubblicazione di questo primo libricino che riguardava la raccolta dei vocaboli sorianesi. E visto che viviamo in un periodo di vaccini e richiami, che cosa è successo? Che analogamente tutto l'insieme di queste cose di interessamento alla pubblicazione ha richiamato alla mente di noi sorianesi dei modi di dire tipo mesamiani, che non se pozzi gli dicendo, mitti a tombola, campancò, è morto mai, queste parole che erano cadute nel dimenticatoio. Invece in questa maniera sono tornate a galla, richiamate appunto. Successivamente, sempre Luigi mi ha fatto avere quest'altra raccolta, che è una raccolta di soprannomi iniziata dalla signora Gina Reali. Anche a questa, poi parlando in giro con la gente, si sono aggiunti altri termini e c'è stata un'ulteriore pubblicazione. Fra i miei appunti, fra le cose che custodisco, ho trovato anche questa. E questa è una cosa che mi ha dato Antonietta Santocchi, anche lei fa parte dei richiami e ha riproposto alcuni termini con i quali noi in modo colorito definiamo una persona. E che cosa è successo? Che l'appetito, come diceva qui a un certo punto nella prefazione Valentino d'Arcangeli, li è mangiato. E dopo il dialetto e i soprannomi, per gentile concessione di Valentino d'Arcangeli, in un'altra pubblicazione c'era anche la toponomastica, sempre a proposito di richiami. E la toponomastica di Soriano è stata cercata, concepita, sviluppata da uno studente fiorentino che si chiama Batignani per la sua tesi di laurea, non so perché abbia scelto la toponomastica sorianese, ma dietro c'era Valentino d'Arcangeli che l'ha guidato, l'ha aiutato a raccogliere questi termini. Quindi piano piano, una foglia sopra l'altra, e si sono venute a formare tutti questi strati. Poi che cosa è successo? È successo che cercando, frugando, sono andato a cercare fra gli scritti di Domenico Patrizzi e di Angelo Reali. Uno di questi, la Franciottola sorianese del XV secolo, è bellissima, è spettacolare. E si tratta di 20 pagine, 20 storie, 20 adesso versi, e ognuno dei quali è composto da due quartine e da due terzine, e quindi anche abbastanza consistente. L'inizio dell'ultima terzina del primo verso si rifà a quello che diceva prima Caterina, all'importanza del dialetto nel spiegare, illustrare le cose. E Angelo Reali, a proposito della vecchietta del Carnaiolo, avrebbe potuto dire che in quelle condizioni la vecchietta soffriva. È banale. Lui ha usato queste parole, patisciva la vecchia. Voi vi rendete conto che non c'è solo la sofferenza, c'è il freddo, c'è la solitudine, c'è l'emarginazione, c'è la frustrazione. Ci sono un sacco di cose dietro questa parola, patisciva la vecchia. E queste cose
vanno tutte insieme, vanno a confliggere con una circolare dell'Istat del 2006 che io ho trovato, e questa circolare praticamente era il necrologio, questa circolare era il necrologio della, dei dialetti. Si diceva che l'uso era sempre più desueto, che era riservato solamente alle persone più anziane, e mi ci ritrovo pienamente, e che i giovani non lo usavano più, e che quindi era una cosa, una specie letteraria in via di estinzione. L'insieme di tutti questi strati con la ciliegina di Caterina deve servire a smentire quello che ha detto questa circolare. Basta, tutto qui, altre cose non mi sento di dire. Grazie. E noi ringraziamo te anche per come ogni tanto ci fai anche divertire, e direi che il dialetto è anche un po' divertente da questo punto di vista, perché lì sappiamo benissimo che fa anche del cruciverba, interessantissimo. Ci siamo divertiti quest'estate tutti quanti, sì. E potrebbe essere l'idea di una nuova raccolta. Guarda, in una pubblicazione, non so se nella terza o nella quarta, c'erano 20 di questi cruciverba, quando dicevo che un modo per invogliare i giovani occuparsi del dialetto era farceli giocare. Quindi c'erano per esempio delle immagini, per esempio di funghi, c'erano i mortaioli, buonissimi porcini, i mortaioli li chiamiamo solo noi, le mazze di tamburo, i cuboli, le pettinicchie, ecco, quindi c'erano delle immagini, di solito c'era un elenco di parole e andava abbinato la parola al disegno. Un altro gioco consisteva appunto nel sviluppare, nel risolvere il crucintarsio, perché il cruciverbo è troppo difficile da concepire, da immaginare il crucintarsio, sì. E altre piccole cose che io spero che, dubito poco, perché ogni tanto a casa io esco fuori con qualche cosa e quando ci sono i figli, mi guardano perplessi, dico nessuno l'ha letto, nessuno, i figli a casa non l'hanno guardato. Quindi, però tu hai anche frantumato questi crucintarsi mettendoli, pubblicandoli sulle pagine di, sì, nel cassetto dei ricordi, dove ogni volta c'era il termine dialettale. E secondo voi che cos'è questa foto, questa foto, questa foto con tre immagini, no? Ti ricordi? Facevi un po' questo gioco che poi ci ha divertito un po' tutti. È una interazione, un modo anche didatticamente funzionante per giocare con le parole dialettali. Pensiamoci. Va bene. Grazie. Okay. Un applauso. Allora, io a questo punto passerei la parola a Angelica Pantimiglio, la quale ci illustrerà il percorso sul libro, come è diviso e come, diciamo, sono gli aspetti che caratterizzano i vari sezioni, i vari capitoli. Buonasera a tutti. Allora, il libro si divide in 5 sezioni. Le prime 4, graffiti di esistenze, accadimenti, viscole di memoria ed evocativi idiomi in poesia, e l'ultima, spaccati di antica vita di paese in prosa. Le prime 2 poesie della raccolta, scritte nel 2019, facenti parte di graffiti di esistenze, sono state composte da mia sorella di getto, con un'elegante rima incrociata, non ricercata, e poi volutamente mantenuta in quasi tutte le poesie. Ricordano i nonni paterni non conosciuti, ma respirati in casa da racconti del padre. Ma questo ambito familiare acquista un significato più ampio. La Nina e Gianninello diventa un omaggio a quella solidarietà nascosta. Lo testimonia il verso «Non ho rassegna stampa, rassomiglianza». Solidarietà che ha aleggiato silenziosa nei nostri paesi nei tempi passati, senza clamore, senza riconoscenze, ma che ha permesso la tenuta del tessuto sociale del paese. La poesia ha vinto il primo premio nel concorso letterario regionale Invernacolo, indetto dall'Associazione Raite di Subiaco nel 2019. La seconda poesia che sarà proposta è Il duro lavoro de cava. Diventa una riflessione sulle sofferenze, sul sudore e sul duro lavoro, in questo caso degli scalpellini,
che con il loro estro ci hanno lasciato opere artigianali anche di buon livello artistico, che magari oggi nel migliore dei casi guardiamo distrattamente o che peggio deturpiamo. A te. Grazie. La Nina e Gianni Nello. Vi voglio parlare della nonna mia. Il nome suo gli era Caterina, ma tutti gli dicevano la Nina. La potevi incontrare nell'ora dell'Ave Maria. Gli era una buona e brava cristiana, non solo perché gnava della chiesa, perché d'uno che non poteva fare un fricciolo di spesa, chi fa cottello sotto il fazzolettone scappava pure con la buriana. Quando suonavano l'ingonia, lassava gli ogni cosa, si trovino di dolore, n'hanno posa, mi tocca pure fargli compagnia. Di tempi lì, chiude che borda, il morto gli era un fiorello, lo lavava e lo vestia, chi l'amore della mamma, che come da un figlio, per l'eterna nanna. Gli ricordavano il amato e perso figlio suo, Gianni Nello. Non c'aio rassegna stampa, rassomiglianza, per sto modo e bene che faceva di paese natio. Gli era tutto re di cuore di padre mio, una sola ma grande testimonianza. Mi chiedevo, ogni che avrebbe detto con tutti sti cuori figli re di mare? Io posso pregare, ma voi gnatevi a salvare, non gli togliete pure sturdimo diritto. Vidi, mo mi stavo per scordare, non l'hai conosciuta, gli è morta di 37, a solo anni 57. Pena polmonite, una poretta ne aveva cura. Il duro lavoro de cava. Duboi si rimpinicavano su per la salita. La via gli era porta castagnara. Il fosso dalle bagnite la separa. Quando una giornata di fatica n'era ancora finita. Le ruote della barozza suonavano una sinfonia. Dell'omino che segnava il cammino arrivavano sordi bussi di scarpellino. Cantava e fischiava con friccito d'allegria. Per carga su i blocchi scorpiti di peperino, bracci de cava e tigna ci mettivino. Non potevano sbagliare, i locchi ci rimettivano. Di tempi lì ci si teneva di quadrino. Scegna io era meglio che lì su. Il carrettiere non cantava, non fischiava. Arrivava io, ieri il pensiero picciava. Sì, che cosa caiva, che gli dicevano lassù? Mo chiduno, magari scherzando, mi può dire, si femmina, che ne puoi sapere, cava? Ma il nonno mio, con le mani d'artista, lo scarpello addobrava, ma hanno sempre detto per campà di cacaritto stea tutto il dì. Quando passo di lì, ogni di un'altra cosa, mi pare di sentire il rumore dei scarpelli, lo sfrociare di boi tenuti come gioielli, il sudore dell'uomini che ne avevano posa. Di forestiero che smiccia, scatta e dice, lui è bello, rispondo, sono le fatiche e triboli dei tanti, mi sempre le minzuni e le fai vedere da tutti quanti, prova di sentire pure tu quel rumore di scarpello. E qui Caterina, direi, allora qui Caterina c'è pure un fatto personale, no? Che avvicina anche i miei nonni a questo lavoro di scarpellino, quindi è una cosa che accomuna tanti storiani. E effettivamente tutte le volte che salgo le bagnite, anche a piedi, sembra proprio che queste volte lasciate come anche delle sculture, no? Perché sono i resti della cava, riempiono un po' i nostri cuori e veramente hanno lasciato un qualcosa di quasi di surreale, che secondo me andrebbe anche un po' recuperato, perché è veramente bello spazio. Grazie. Poi, dall'ambito familiare, ha ampliato gli orizzonti al vicinato, a personaggi di Soriano, a figure emblematiche, entrando sempre con garbo e sensibilità
nei vari graffiti di esistenze, ricercando sempre di più vocaboli dialettali che meglio potessero creare sensazioni e immagini. Si propongono la lettura di tre poesie, un caro ricordo De Guglielmo, il medico d'altri tempi, che ha lasciato a Soriano un segno indelebile, chi sto medico se può scordare, e poi di due attività commerciali del vicinato, del nostro vicinato, il forno, centro di aggregazione del mondo femminile con le segrete ricette dolciarie, e la Lisa della Quintina, con la sua storica tabaccheria licenza numero 1, attività che hanno segnato il costume degli anni 50 e 60. De Guglielmo, il medico d'altri tempi, il odore di una pipa te lo fa ricordare, un ominone forte e delicato, un sorriso per tutti ed è mai mancato, chi sto medico se può scordare. Il laboratorio suo non era importante, dove aspettavano se stea stritti, chielli se mai lamentà, su delle scalette sempre ritti, diceva due parole per noi sante. In mondo suo le famiglie che curava, di figli una carezza, un bacino della bua, sin in piastro la battuta sua abbassava, la fresa abbassava. Te lo vedivi rendo casa di notte tarda, te chiedi e quando la io chiamà, si chiede una cosa seria, sicuro te veni a trovare, una missione, non tutti al riguardo. Di tempo di Nevone, mica gli manca il coraggio, con gli sci il cristiano a visità venia, come un fulmine io di pisciarello scegnia, d'un mezzo le nuvole, di sole un raggio. Sto gran dottore un solo difetto c'aveva, scriveva male, il farmacista non capisciva, la ricetta gli riportavi come diceva, oh ma anch'esso la leggiva, il sacristerno da capo ricominciava. Quando gli è morto un brutto momento, per tutti un amico, un padre, un confidente, la sua ultima dimora voliva senza niente. I surianesi ci hanno fatto un monumento. Scusate un attimo, devo andare a riprendere il forno, sì che sta. Scusate se. Ecco, la devo bere un attimo. Perché la voce purtroppo. Allora, il forno. A due passi da casa mia potevi trovare un forno, a pie e pane la pizza calda ogni giorno, gli era di Zoro Ignazio e della sora Lucia. Quando le feste si avvicinavano c'era dei femmine un pipineto, ognuna di suo segreto a cosce duri giornali. Per tutta la settimana santa certe paturnie con le pizze pasquali, una confusione, ci volevano i cartelli stradali. La prescia di non farle passare l'evito gli era tanta. La zettata di turno fiottano gli arrivò. Le pizze sue ne avevano fatto man manco un certino. I fornari, un'occhiata e un sorrisino, non ci hanno cura da riprovarci l'anno consiglia. Ni poco e tanto la sora Lucia della porta s'affacciava, sempre dolce. Sono proprio belle, tutte contente come munelle. C'aveva un modo di fa che t'incantava. I fiarelli scappavano fuori con de pizza un pizzitto. Il Zor Ignazio de falli surria c'aveva premura. La sora Lucia si è fatta grande sta creatura. Issi con la mano mannavano il bacetto. D'un mentre accarezzo le pagine d'un vecchio quaderno, la madre mia ci scriveva le ricette dell'ultima ora. Arrivedi i visi della nenette Mammoli della Bermora, mi sa riscalda il cuore, ben anche gli arriva il freddo dell'inverno. La Lisa della Quintina. Della piazzetta di Sant'Agostino, la bottega della Lisa della Quintina, sale e tabacchi sopra la vetrina, ma si venivano pure i quartini di vino.
Le manti ci mandavano a piare in sale e fulminanti. Le morette dell'equilizia strizzavano l'occhio con smalizia. A casa si ritornava il rimpianto. La domenica si riempiva la piazzetta e Morelli ignavano di cinema di preti. Piccavo poi ne erano tanto mansueri, delle saccocce sempre della Lisa Namoretta. Le nonne viavano la pensione, di lì era sicuro il viaietto, rubivi i barattoli, te pesava le caramelle netto, con svirtizza faceva stupirazione. Da chituno metteva un po' di suddizione, seria gli era seria, ma un cuore d'oro, il suo un delicato lavoro, che Munelli e gli anziani non doveva mancare l'attenzione. Da Mime voleva un gran bene, gli era l'amichetta della figlia sua, la Giuliana, assieme a scuola e della vita quotidiana. Il ricordo per sempre appartiene. E quando ci incontriamo ci viene da via, si ricorda di Marzetti e rende il culetto di pane. La madre mia che l'olio non scherzava, a scialane. Uduri di gioventù scomparsi per la via. Come ultima poesia della sezione si propone una figura emblematica, la figura della femminile della madre, Mate Mia. Mate Mia. Di dialetto surianese, mamma mia, si dice Mate Mia. La tua eterna compagnia risponde a tutte le attese. Di latino mater, madre, gli è la sposa, petalosa rosa, le mani mai fiaccate. Madre l'origine, chissà se principio a Zagaià, il labbri a bacio, pilleme pronuncia, il capo basso, un glicine. Madre sorgente, la vita te dona, solo quando muore t'abbandona, il riparo dalla pianara del torrente. Quante volte, madre mia, per dolore che t'entrona, per una lievizia che ti ristora, grani ucciuchi, madre mia, madre mia. Siamo alla seconda parte, che quella seconda sezione è quella degli accadimenti. Troverete all'interno del libro tutta una serie di composizioni che vanno a toccare un po' quello che è tutta la parte, diciamo, della Soriano fatta attraverso i monumenti, gli eventi, i costumi, le tradizioni. E quello che si nota subito nella lettura, vedremo poi con la prima poesia, è un'alternanza anche di quelli di stati d'animo, che si va dalla malinconia, si arriva all'ironia, alla speranza, cioè quelle sensazioni che Caterina ha cercato di trasmettere parlando di luoghi, di persone, di momenti, di costumi. E tra queste poesie, quella che abbiamo scelto e che è quella che tra l'altro riguarderà un evento che poi andremo a ricordare fra qualche mese, che è quella del 5 giugno. E lì vedremo tutte queste fasi, no? Il fatto, quasi il silenzio di questi momenti, il rumore poi del bombardamento, ma soprattutto poi quello che arriva alla fine, cioè la speranza, e vedremo perché. E solo prima di dare la parola a Caterina, volevo dire che questa poesia, tra l'altro, è stata premiata, ha vinto il premio speciale nel ricordo, nella sezione Poesia in Vernacolo del Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno nel 2021. Il 5 giugno, ieri l'ora di carcare l'asino, gli venivano dei fuori contadini, giocavano tranquilli i ragazzini, le femmine a fare la cena con Mattino. Formazioni di fortezze volanti su di cielo, avanza sordi il rumore, squarta dell'appe d'ogni core, si spanne della morte il velo, polvere, rattatuia, botti. Madre mia, correte, figli, tu siete, i sogni accarezzati, rotti. Gli uomini con le mani scavino, scavino. Tanti corpi, levati e carcinacci, non vedono più i luccicordi raggi. Lamenti, imprecazioni, sarzavino.
Vento il domo, il piancito, polveroso accoglie di morti in abicissione, sentimenti di passione, ogni senso della vita se ne ito. Porte, travi di soffitti, non c'erano più bare, più resti desarme e comitare. Travagliavano i falegnami appenati, zitti. Fiorelli caettero sotto le cieche bombe, la chiucciuca solo 3 mesi ciava, strappata di materni bracci, su massi scivolava. Angioletti, eterni custodi de innocenti tombe. Tu mezzo le rovine, il orologio in ponte, a rimanente ritto denanzi in monte, la vita ricomincia, na fine. In questa sezione abbiamo poi alcune poesie che vanno a raccontarci di alcune bellezze dei monumenti di Soriano. E una particolare che poi andremo adesso a sentire riguarda il quartiere, no? Quello che no, anzi, credo che non tutti sanno che il quartiere poi è la nostra sede comunale, no? Ma come ce l'ha raccontata Caterina, diventa una sorta di almanacco storico di quello che è stato nel tempo, e io leggendola mi sono reso conto che tante cose non le conoscevo, quindi diciamo l'importanza poi di tramandare al di là dell'aspetto dialettale è quello anche di riportare un po' alla memoria, soprattutto per chi non l'ha vissuto, di quelle che erano le trasformazioni o di come è stato vissuto un certo luogo in quel momento o nel passato. La stessa cosa poi la troveremo in una seconda poesia che è dedicata alla Pergita, quindi quella che oggi per noi è il patrimonio dell'UNESCO, ma che è andata, che rappresentata da Caterina come un qualche cosa che ci fa immergere dall'interno, un po' come quando noi entriamo nella Pergita ci sentiamo trasportati in questo, no? Nella potenza di quella che è la natura. Le tante voci di quartiere, nel silenzio della memoria di quartiere le tante voci, che capo basso infila i frati agostiniani, le dolci lode e i canti mariani, quando dell'alba apparescivano le prime luci. Dopo la pace di sto posto finisciva, di pori soldati risonnavano i cumanni, purissi in fila il cuore carico d'affanni, e alla trista guerra ni bellezza padisciva. Di bombardamenti gli sfollati frutti, lamenti di femmine e di figli pianto, delle sporde stanze erano il canto, stringendo di petto i tanti lutti. Poi tutto gli è mutato per fortuna, un gioioso su e giù per le scalette, come facevi le scolare e falle sta zitte, ricordavano i primi amori di chiaro de luna. Di linerli i ragazzotti un mestiere imparavano, gli elettricisti in camice bianco, con quello blu i meccanici di fianco, lavoravano pensando delle monelle che crescivano. Per 30 anni della benemerita gli sta il quartiere, seri e scuri lavora te la mettivano, cignava sempre che alzava il gomito pippino. Poi li conoscemmo tutti, il più buono gli era un brigadiere. E la caciara del cinema di Preti, la domenica dopo la dottrina, di limone legnavino, stritti con le toste panche, manco le sentivino, che i cavalli e le pistole dicevano che non stavano cheti. Di l'antico chiostro, il ria dei tanti fiorelli, niente di più bello di sta allegria. Chiduno piagniva per la madre che andava via, le sore bianche arrimediavano, bacini e giocarelli. A Sea gli è diventato il paese in vanto, non c'è chielli che l'Uffizi ne ha visitato, una volta contento, un'altra di meno se n'è andato, della sala consigliare, mostre, congressi e delle spose in manto. I fai bui, i fai bui e ritti desoriano nostri canto, renti già un incanto, l'arde fronde pare dicono zitti, ti viglia la smania
di pure un frammento, di giocare come figlia a guattarella, chi sole che rompe e chiude una finestrella, ben anche che l'anni si annanzi già d'un pezzo. Nel silenzio di un muovere di foglie, di uno sbatte d'ali, chi vento che sarebbe di soffiare, questa pace non disturba, chi pensiero sempre più in alto sali. C'è tutta la serialità di un tempio, surianesi stranieri, rispetto, non per ignoranza, non per dispetto, di questo monumento non si può fare uno scempio. Adesso vedremo, anzi sentiremo due poesie che riguardano un po' aspetti della vita sorianese e i luoghi di Soriano, con una riflessione che guarda anche un po' ai tempi moderni e di come l'evoluzione ha trasformato questi luoghi. Alcune volte li abbiamo visti, no, avere dei decadimenti e poi magari rimetterci male per cercare, no, insieme, no, l'abbiamo visto come lo stiamo vivendo ad esempio col Palazzo Chigi. Però il, diciamo, la riflessione che fa Caterina è anche quello, no, del passato e del presente e come comunque, tutte le comunità, quindi questo aspetto che lei racconta parlando di alcuni luoghi di Soriano sono dei fattori, sono degli aspetti che possono essere a fattore comune per tutti un po' i paesi, cioè quello appunto di guardare alla trasformazione e di certe volte anche avere un po' di malinconia, come dire, forse prima si stava meglio di oggi. Il vicolo di Callarozzo, lo si è casato, vicolo di Callarozzo, non gli era di via Gabbozzo, sì, ma tutto mutato. Una volta sto vicolo t'affacciavi di terrazzino, non vedevi certo un giardino, un viro tripolo. De buono una cosa, ma manco una macchina, solo piasina, una zona poco pericolosa. Poi il visionario d'età mio, tutti gli dicevano si pazzo, isso fuori di codazzo, il cambiamento gli ha dato l'avvio. Meno budello il vicolo, con le fronne te fanno riparo i pini di vecchio monnezzaro, la farfalla gli è scappato il bozzolo. Un altro sognatore surianese, il sor Carlo Pennaz, buoni risultati, de un mulino da taverna di frati, il più particolare ristorante di paese. Lo spelling per tia gli ho fatto, nasseccavi novelle, sillabe a modo ombrelle, che come como, a come alcuna e dato gli è tratto. Il cappetto di preti, solo un ricordo, lontane di monelli e cazzicci, oggi ci sono due bei parcheggi, alla cangion di core il progresso a rimane sotto. Di tuffi e tonfi, di l'orto di nonno Ercoletto potevi vedere la piscina, gli era del bel colore acqua marina, guardate stemma dell'anguletto. Tutto verde pratino, bianchi asciugamani stesi di sole, aspettavano che scappassero fora le bionde figliole. Quanto ci piaceva quel magico posticino. Un giorno ci facemmo coraggio, in l'orecchia ci atturammo, principessa, principessa, chiamamma. Finente della rocca, il lego spagnì il messaggio. Poi finiscettero gli anni di sogni a occhi ruperti, non si sentivano più di tuffi tonfi, il cuore dei rimpianti gonfi, non più verdi pradine, acquamarine, sulla terra di deserti. L'altra mattina, ruperta la finestra, io sentì un suono amico, gli era un dolce ricordo antico. Iascole, frillica la fontana, devozioni d'orchestra. Chiudiamo questa sessione con due poesie che questa volta vanno un po' a indagare quelli che sono i difetti del
piccoli paesi, no? Il pettegolezzo, il conformismo. E questa volta Caterina fa uno sforzo, nel senso che utilizza tutto un percorso fantasioso. Vedremo in una delle due poesie, sono i due alberelli che si confrontano, e però nello stesso tempo ci dà quello che è un po' il sapore, no, di quello che viviamo tutti i giorni noi, no, quello della vita del paese. Il vieglietto. Da me me ne avrebbe di fare un vieglietto, non è su quella luna, può essere pure una sfortuna, ma basterebbe un apparecchietto. Un apparecchietto che possa andare in cuore, sì, rendi cuore della gente, per veda se c'è sta tutto o niente, poter capire quando che cosa muore. Un purettello sta da un portone attumellato, non c'è più di una casa il calore, gli hanno frega ogni cosa, pure l'amore, che pianeta gli è toccato. Testo sti che fai gogliarotto, chi me l'avesse detto, diede tutti più ritto, da chi chiede dà la mano sotto sotto. Non vale niente, gli è ogni giorno gnucco, per non pensare se gli hanno lucco, che ne può sapere di dolore suo la gente. A riacchetello l'impiccione di paese, non se fa mai gli affari sui, gli serve patturare il buco di giorni bui. Non c'è la caccia, arriva alla fine del mese. Gli è sempre piena di brillocchi, mo fa la paina, si è arriccata, ma non lo capiscete che gli è ammalata. Deretto un paro d'occhiali nasconde i piagna dell'occhio. Ma di mia, che gli è sto gran rumore? Mica mi si è subito rotto? Non è. Gli è che stia veda tutto, sono solo i bussi di cuore. Basta tu sì. A po' io ho veduto pure troppo, non gli è come pare di fora, una puretta dell'animo può essere una signora, non ci rende niente il labiduccio che rattoppa. L'altra era l'istoria di Mello e di Pero. Per tant'anni de Narboleto c'erano di un mello e un pero tante frutta, solo che gli occhi l'avresti mangiata tutta, chi passava di lì la insegnava a Chilleto. Hanno i due pori alberelli una calla fredda hanno beccato, mele e pera frace hanno dato, chi è li diceva più quanto sono belli? Il mello e il pero si sono confrontati, se non ti ridi, sti cristiani non capiscono quelle. Ci le abbiamo avute sempre più fumate e belle, senza colpa ci hanno condannati. Un giorno il melo dicette, voglio pigliare una decisione, non posso campare con questa passione, e senza guardasse se ne niente. Il povero pero gli era rimasto solo, le pera cute, tutte, raccogliette le sporde rama un po' brutte, purisso. Con coraggio, se ne niente di un altro solo. Allora, poi invece c'è questa azione. C'è un'altra adesso. C'è un'altra. Sì. Di memoria, no? No, c'è un'altra, un altro sul cassetto dei ricordi. Ah, così. Allora c'è, sì, abbiamo il segnalibro. Bene, bene. Allora, il cassetto dei ricordi è stato messo come segnalibro proprio perché sta a significare l'inizio di questo mio viaggio. Il cassetto di ricordi. Tutti si sono messi a ricordicare i cassetti per poter trovare un ricordo da postare. Finente il forno di piccino si ti ha cercato. Per un momento siamo rimasti zitti. Chi duro manco lo riconoscemma. Gli è mutai paesi cristiani. Un sorriso, una lacrima, vi persi paesani. Tutto fa pensare che poco c'è, ma da vant'anni non provamma ste emozioni. Una cartolina te riporta al reto pill'anni, di quando eri monello, non conoscivi l'affanni, solo imparate la maestra la lezione. Una parola di dialetto ci ricorda di un nonno,
ci faceva scugliare per via. E l'affetto per esso non gli è mai andato via. Dei valori semplici gli era fatto a lui monno. Ci tocca ringraziare Titano, gli è venuta sta bella pensata che ricordi potevo passare la giornata. Per le sue tante idee gli è un vero vulcano. Il fatto che molto spesso demonizziamo la tecnologia, soprattutto le persone più anziane, no? O pure a scuola, vediamo questa tecnologia come un elemento negativo. Questo è un caso in cui invece la tecnologia ha creato, no, grazie appunto a Luigi, il Riva, quello che è uno stimolo nuovo, che è quello di far unire appunto quella che è la tradizione, la ricerca, anche le emozioni, no? Perché avete visto, no? Il riconoscere le persone quasi diventa molto spesso quasi una sorta di gara, chi conosce, no? Quella o quell'altra persona. Quindi ecco, in questo caso ovviamente attraverso uno stimolo che sembrava all'inizio appunto un gioco, poi è diventato tra virgolette una cosa seria, nel senso che sta facendo tirar fuori tutta una serie di informazioni nuove che hanno anche stimolato tante altre situazioni. L'ha detto prima Lalli, quello ad esempio di una pubblicazione nuova che prende le mosse proprio dall'esperienza del cassetto dei ricordi, no? Quindi il mettere insieme il dialetto con l'immagine, il fare il cruciverba, oppure quello che ha messo ultimamente, quello di ripubblicare documenti inediti che magari ha trovato e che ciascuno di noi magari ha a casa. Quindi questo diventa questa è la forza appunto della tecnologia come strumento che mette in relazione, quindi non serve solo, no, per litigare tra virgolette, quindi quando la vediamo nell'effetto negativo o no, di tante situazioni che non vorremmo, ma appunto la tecnologia, se usata bene, ci può aiutare e soprattutto, oltre che aiutare, ci fa andare avanti guardando però al passato. Sì, allora procediamo con la sezione delle poesie dedicata appunto alle briciole di memoria. E la parte che vi volevo un attimino anche sottolineare del libro, mi prendo due minuti soltanto, sono anche, diciamo, un po' la carrellata delle foto d'epoca, alcune tratte ovviamente dal cassetto ricordi, altre di proprietà appunto della famiglia di Caterina Pandimiglio, che sono state inserite quasi a completamento della lettura delle poesie, e ci fanno veramente tornare al passato, e quasi quotidianamente anche sul cassetto ricordi li troviamo, le ricondividiamo, e ecco, fanno parte di tutto questo compendio all'interno del libro. Caterina, sì. A te. Allora, iniziamo con Nummami. Pure le fanfarre che sognano sti infami, mentre il lepre lesto curriva di certe. Il cane, senza pensarci, su esso s'affiarette, ma dopo, si me fai fa ste cose, Nummami. Il cane, a coa bassa, chi musolo toccava, il lepre, stirate le cianche, non se muoveva. Illomini corrivano per veda si moriva. Da portoglio carmo su di cielo volava. Sono piccole queste, sono piccole poesie, sono proprio briciole. L'istoria di Riolo e di Nocciolo. Il bel Riolo se ne stia di Nocciolo. Una volta il socio lo scovò, che l'anestrello lo scacciò, mo do se inguattà il poro Riolo. Il Nocciolo, che l'aveva visto nasce e crescia, gli diceva: «Pencani, sicura, di non lasciate de fora, mi piglio io premura». Spinicato, con la fronna, vende l'unio se lo tenia. Comunque poi ce n'era Giusassi innamorati. Giusassi che se bacino, gli è in amore eterno. Non c'è né l'estate né l'inverno, sono fortunati, sempre si ridino. Quando scegne il gelo, i fiati si riscaldino, si più viccila la repare il vecchio mantello, e sì che borda di vento gli via de femmonello, chi sono della dolce musica, le foglie attorno gli ballino.
con le briciole abbiamo finito, sì, davvero. Sì. Allora, passiamo alla sezione evocativi e idiomi. Qui l'input è per lo più un modo di dire dialettale, così avvincente da attrarre subito l'attenzione con immagini ed emozioni che riescono ad evocare. Le poesie che è Donevelle, in italiano significa da nessuna parte, è la risposta alla domanda dove vai. Nella poesia traspare lo smarrimento dell'animo per non avere una meta di fronte agli egoismi del mondo. Come sempre è la natura che ci viene incontro con messaggi di fratellanza per tentare di indicarci uno spiraglio di salvezza. Poesia quasi profetica di questi tempi. Donevelle, dove rimanà stasera? Donevelle, arriveremo di qui aspettando che spuntino le stelle, a poi in giro una gran calera. Dositi i sogni nostri, Donevelle. Importante è scappata ste celle, a posto sono rimasti di nero degli inchiostri. Mo tutte ste nuvole, Donevelle, s'abbracci che non so sorelle, a cassù di cielo, pennolumi come pergole. Vidi, vidi quanti uccelli, Donevelle, della primavera sentinelle, di Lunisce a Lucanno, sono tutti fratelli. Donevelle, se stegni ogni luce, ombre e controluce, a po' di mari sullo zattere e caravelle. Passiamo adesso ad una poesia che sprigiona un pizzico di allegria. Vademecum di Corbello. Il termine corbello richiama subito alla memoria l'immagine di uomini e donne intenti a ripulire il legume. Divertenti versi che consigliano, come in una danza tribale, i movimenti necessari, sapientemente sincronizzati per avere rendi buono e fuori brutto e non incorrere in spiacevoli inconvenienti se abbaffa annanzi o a capo de ficco decae non tene bene. Allora, questa poesia nasce quando Angelo Clemenzi mette sul cassetto dei ricordi questa fotografia del corbello. Io appena l'ho vista ho pensato subito a mia nonna quando faceva questa operazione e così è nata questa poesia. Ma dov'è il corbello? C'è voliva il cervello. Chi leto dove veda da che parte tirava il vento, se no di l'occhi la robaccia rendo. Bracci e cianche allargate, stiene annanzi delle mani il corbello per gli levagni capello. Du mentre i fascioli a giro s'arricurdicavino, il rai di sole l'anduravino. Te si straccava un po' di tutto, ma dopo rendo il buono e fuori il brutto. Ma raccomando, tutte ste cose le fatte con bene, s'abbaffa innanzi o a capo de ficco, de cae non te ne bene. Un altro consiglio te voglio dare. Per farlo bene, di un movimento sexy, ti tocca pensare. Adesso cominciamo un po' a ridere, perché finora siamo un po' tosta. Terminiamo la sezione con che non se possi di gli dicendo. È un modo di dire che invitava a non raccontare in giro episodi poco consoni. Nella poesia si ricordano usanze e realtà del passato, distanti anni luce dalla nostra da maniera di vivere, che veramente possiamo esclamare che non se fosse gli dicendo. Qui c'è l'omaggio proprio all'anni. Che non se fosse gli dicendo. Quando il latte non scegniva, il figlio non cresciva, la madre di frascarelli si intriva. Quando oh ma hai fame, figlio mio, ti era la cova di cane. Quando piagnete che la madre vi è gelato, volontario strillava, mentre su per la salita il carrettino tirava. Quando di genitori rispondevi male, sverdo sverdo arrivava il cinquale. Quando silente te cuciva, il dentista non ci voliva,
una botta di spago e il dolore spariva. Quando a scuola non sapevi la lezione, deretto la lavagna in punizione e ci scappava pure che ponticcione. Quando si pidocchi gli avi, di carosino di sicuro gnavi, una bella zucca pelata c'hai. Quando la madre di mercato le scarpe te croppava, di l'anno dopo pensava, un numero più grande te pigliava. Quando chiduno una gran fame c'ava, che l'odore di prosciutto un pezzo di pane mangiava. Quando le femmine il coroio di capo delle fontane gnavino e l'acqua con le mencelle carregliavi. Quando di lavatoio i panni si lavavino, di sole si stemmivino, de fatica profumavino. Quando n'avecci il loco comodo, gli era normale e c'era il vitale, sfortunato chi passava sotto il davanzale. Quando la carta igienica mancava, i giornali tutto s'accomitava. Quando il porco s'ammazzava, una gran festa t'aspettava, tutto, pure i budelli si mangiava. Quando a morra si giocava, chiduno il comito alzava, una litigata ci scappava. Quando l'organetto suonava, rendo le case si ballava e solo si padre il permesso te dava. Quando di zuffitti della cucina la striscia chiappa mosche venia, chiedi che schifo diceva. Quando il telefono non c'era, per chiamare i cristiani, te sgulavi finente sera. Quando il latino sorava, che fregnaccia ci scappava, e il prete con occhiataccia te fulminava. Che non se mozzi gli dicendo, che era meglio quando era meglio? Sezioni riguardanti appunto la prosa, è l'ultima parte del libro, la quale appunto raccoglie alcuni testi scritti da Caterina e alcune le abbiamo già sentite in altre occasioni, oggi andiamo a leggere due in particolare. Allora, sono spaccati di vita antica del paese, con ricordi rivissuti per lo più con gli occhi di una bimba, negli anni 50, dando lo spunto per riportare alla memoria usi e tradizioni di Soriano nel passato. Allora, la prima è la settimana santa. Dopo le ceneri si cominciava a pensare alla Pasqua. La nonna della cantina ci faceva mettere in vasetti i chicchi di grano infrangugliati con la terra. Ogni poco e tanto cenniavo per vedere se crescivano. Non ci hanno mai pigliato a tradimento. Pizze purchi gli erano pronti, fini fini, quasi bianchi capelli. Il buio gli aveva fatto bene. I fiori sono belli, saraio antica o meglio vintage. Dal mese poco più emozionante mi sa testo, chi vasetti di grano rinfasciati di bianca carta increspata. Non discorremo delle pizze d'orge che cacio, ogni se mangiano due mesi innanzi. Allora, ieri un rito da fa della settimana santa. In l'ammasonata rendo i bagni a diete, sì, se facevano parecchi ova, toccava regalarle da chi era a lutto o della comare che t'aveva fatto un piacere grosso come il mare. Della madre gli piaceva che scappassero un po' di fora di Zulitto. Il padre mio, che s'andemia di matematica, gli controllava la pasta che ci metteva. Ben anche ne era buono a cocersi un ovo di tegamino, di lì ci azzeccava sempre. Quante luxine per farle venire su. La Pasqua che non volivano sapere di crescia, sopra l'armadio le moviste, se sa in alto il callo sta. Per mangiarle toccava aspettare il sabato, quando si scioglievano le campane. Da noi figli, se piglievamo le tigne, ci poteva capitare di non averci più il piccinino. Un certo francese, Enrico de Navarra, che la saliva lunga, per diventare Enrico IV dicette, Parigi val bene una messa. Lui che è rimasto scappati, della pizza d'orge de Pasqua un pezzettino non vale il taglio di piccinino.
si spulina ogni giorno, ma prima si spulinava a forno per Pasqua, dove io passai il prete. Oh, se vedo di prete, di che punto sta? Ilarietta di primavera faceva arzate e smerlettate toniche di labbatelli, il capagno chemo che tempo d'ulivo e benedetti ramoscelli. Ma manco se cucinava, la casa tutta profumata, che lagnavi un puzzolì che il sugo della pasta asciutta o che il laio della scarciofolata? La sera di venerdì santo, i macellai attaccavano di fora e l'agnelletto e i capritti, il primo dolore di cuore, scancellati su intrappagliati zompitti. Gli era tutta una gran passione, i zampuni bianchi che portavano la bara, le madonnelle. Mi sarebbe andato de falla, ma c'erano i cirinei. Sento ancora di l'orecchia il rumore delle catene. Quando cominciavano a scegliere i scaloni d'omo, gnavo a guattame, rendo la bottega di zio Orfeo e di zio Arleto. Una volta mi sono fatta coraggio, mi sono passati vicino vicino. Della madre a momenti gli pia una sincope, c'aveva il collo rosso, un billo, i pizzichi che m'ero da. Che pura! Mo che mi ricordo, un'altra questione. Arrivinivi della precisione e la nonna Angelica, che era rimasta a casa, gli cucini l'ossa, ti chiediva, tu sei fermata alla bara di Cristo morto? Quando il maestro Grigori, incappucciato, strillava, cambio! Ti pigliava l'ansia, puriti quegli accasati di lì, per tutto l'anno il pensiero che potevano morire o che gli moriva chieduno. In grazia di Dio si diceva. La nonna rimaneva zitta, se capisceva volo. Il genero la coglionava, beati quelli della concia e di Zor Pasquale che non morirono mai. Dopo tanto venà il giorno di Pasqua, una grande festa. Sapevo che Gesù mio dalla dorata bara era ito su di cielo. E poi, se riaccendevi la radio, c'erano i lovitti di cioccolata, il capocollo, i salami, le tanto combattute pizze e la sospirata buccetta, l'uovo della panzetta che la sirinetta incriva per noi nipoti. Abbiamo faticato per tenerci composti, eh? Sì, adesso è l'ultimo, scusami. Sì, l'ultimo è il 22 maggio. Un ricordo gioioso spensierato di un mondo dove molto era lasciata l'improvvisazione, vissuto da molti Munelli con l'incoscienza tipica di quegli anni, quando nonostante le difficoltà si guardava con speranza al futuro. Il 22 maggio, di primo altare di sinistra della chiesa di Sant'Agostino, Santa Rita, lumine, rose d'orto e di giardino, rose infuse della guanziera di Martino. Grande questa santa la devozione. Tant'anni fa, scusate un attimo, sono gli inconvenienti della diretta. Allora, inizio. Il 22 maggio, no, penso che non vale metà, si sente. Altare di sinistra della chiesa di Sant'Agostino, Santa Rita, lumini, rose d'orte di giardino, rose infuse della guazzera di mattina. Grande questa santa la devozione. Tant'anni fa i giulianesi gli hanno affidato gli automobilisti la protezione. Dopo la messa della sera, tutti aspettammo degli affai in giro con Rita di Rocca Morena. Sopra la vitti di Giulietta accomodata, da una massa di rosa braccicata propiva la sfilata. Dereto i motorini, le macchine, i camion e niente di più normale di Zor Nicola Ferri Postale. I camion tempi non di lena, tuffi o sciascia, ma dei figli per le vie in marcia. Camion degni rione, il nostro lo portava di chiamocche, di simpatie e campione.
Ma Riccomanno, stai acciuccati, sì, se non usio, non ci fa partire. Ma se acciuccati stemma, niente ricernemma, a così tutti ritti. Su per la salita di via Garibaldi, i motorini pennavano, le macchine rallentavano, i camion s'abbioccavano. Una gran caciara, viva Santa Rita, trombe e trombette suonavano assieme alla sirena dell'autoambulanza. E noi che riemma, di occhi le fiezze, di muso gli squizzi dell'acqua benedetta. Quando riemma, se sa, eri Mamunelli. Dopo tre giri di Gian Pasquale, denanzi la chiesa, la santa si fermava. Per tutta la corsa, pennia del ca e del là. Una fortuna gli era rimasta tale e quale. Un altro giro, denanche ci cucivano i luffi, un cifolo, ci toccava scegna. Non ci veniva tanto, ma vi era arrivato in comando. Nell'ultimo arrennesi i motorini, si faceva notte e ancora giravano come sturnelli. Se sa, eri Mamunelli. Poi se qualcuno vuole le pizze di Pasqua, se vuole rinfrescare la memoria, io lo faccio. Possiamo togliere l'altro? Sì, le fate voi, io non siamo sentiti. Allora adesso leggiamo, è l'ultimo dell'anno. I miei ricci sono... I ricci sono bellissimi. Ma si impigliano. Sono bellissimi. Volevo ricordare... Però io non ce l'ho il microfono. Volevo ricordare che questo brano è stato scritto il 31 di dicembre del 2020, in piena seconda ondata pandemica, prima del consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Questo soltanto perché, per capire un po' l'atmosfera. L'ultimo dell'anno, quando eri Mamunelli, per l'ultimo dell'anno, non facemmo i fuochi d'artificio, ma manco i veglioni delle finestre volavano piatti e roba vecchia. O no, che potremmo buttare? Niente, sì, tocca risparmiare. Noi pigliavamo di petto un piatto, una tazza ingrinata e la nonna si doveva arrendere. La mattina dopo non venivano le truppe di divisive a strillare, che zuzzoni, che incivili. Un solitario monnezzaro pulisciva tutto. Che moccolo l'avrà pure detto, la pazienza scappa pure di zanti. D'estanno il 2020, che volevo dire? Magari lo sapemmo, anno bisesto, anno funesto, ma fregica. Siamo iti in giro mascherati, non ci siamo potuti abbraccicare, stregnesi le mani, baciarci, solo che l'occhio è tutto tutto. L'elenco di sacrifici è lungo, meglio la sapete, non ve voglio appena. Che cosa quest'anno ci tocca salvare? Ci siamo affacciati di barconi, a sventolare il tricolore. La nostra moraresi si è svulata per regalarci due ore d'allegrizza. I botteganti si sono fatti a pezzi, ci hanno accoculato, non ci hanno fatto manca niente. Per tutti quelli che non ci stanno più, di metterci una buona parola lassù, un po' di salute e serenità qua giù. Vogliamo fare un discorso al presidente. Sì. Ma soprattutto Frenci, grazie. Frenci, no, ma fatto ogni volta che io penso al presidente. Mi è mancata Mattarella Frenchi. Senti, allora, sì, facci gustare un attimino questa qua, la pizza. Dato che adesso la Pasqua si avvicina, così vi rinfrescate un po' la memoria per fare le pizze. Se qualcuno mi mette su una masonata, si certo. Vado? Forse oggi è combattuta, forse è la pizza d'orge de Pasqua de Soriano il patrimonio.
quando sento di via di voi che da monelle avete mai provato lo stress, penso qui non ha mai combattuto con le pizze torti di Pasqua. I primi step by step, la sera innanzi si metteva la massonata, la mattina dopo la rinfrescava ed il primo pomeriggio si accogliva. Ognuno c'aveva il compito suo, da chi sbatteva il l'ova di quanderino gli si straccava il braccio, di l'archemus, della cannella, di limone e portogallo grattati si spanneva l'odore. Con lo sgomarello dorge dorge l'anfranguigliavi che l'ammassonata, la sera la mettivi di zulitti. Ontola bene bene, se no non si stacchino e si rompino. Le copremma, stemma caldi come le locche. Di un certo punto rendo casa c'emma la temperatura di un mese d'agosto. S'appuschiava. O no, potevo rompire la finestra, solo un grattarello ma ricomando. Non facevi a tempo a rubilla che troppa corrente, le pizze vanno io. Il rimorso d'aver fatto ammosciare le pizze non si reggiva. Navi scampo, solo sudà, sudà e sudà. Noi figli eravamo curiosi, ogni tanto le scopremmo per vedere se si erano mosse. La nonna, che stea sempre di sentinella, ci tarroccava. Lasciate le merda, fanno la coccia. Oh, le pizze con la coccia, che figura ci facevi quando le regalavi? La Pasqua hanno stentabili su e ci vanno più bicchierini, più zucchero, le caricate troppo, e siamo ite a cocere la sera di Venerdì Santo. Passava la precisione, tutti pregavano, la musica suonava e noi muro muro con le pizze delle mani. Mo sa le critiche, ci guardavano e pariva ci volessero di coraggio. Ci siamo passati pure noi. Le pizze sono come le femmine che devono sgravare. Mica gli vuol dire aspetta che non so comida. Se il figlio ci prescia di nascia, non ci so sanno. Stemma tutti pronti. Sono venute su. Il panico. Se ti capitava di notte, ieri fritto. La fortuna che il forno di Zor Ignazio ce l'emma vicino. In precisione, un soletto però. E ogni passo la pasta te si muoveva, il segnale che era arrivato brutto. Pariva di portarle dell'ambulatorio di medico. Speriamo che non ci sono tanti cristiani, che non dovevamo aspettare. Il Sienzo, o Piero della Marisa, ci passava sopra il letto e teste tocca infornarli subito, passino de levito. Te si allargava il cuore, c'avevi la precedenza. Fermi il lava le sbattute. No, un momento, non c'è tempo. Sei ripensato quello della... Certo, ne eri nell'ova di gallinaro tuo, ma ne eri il caso di fare le scruveglie. N'andrà operazione da niente, spennellà bene degni parte, ma delicati se potevi non sgonfiare. Filocchi l'accompagnavi, in fila sopra la lunga pala. Speriamo che non le fanno penna. So buoni, ma la prescia fa brutti scherzi. Scappavano fuori storte. Pareva finita. Sorriderendo, per carità. Duvivi, sta pronta che i giornali. Forza, che s'abbrunino. E lì si capisceva che i giornali leggevi. Le nostre erano sportive. Il padre era abbonato solo di Corriere dello Sport. Ogni mattina Trieste suonava il campanello, lo lassava sullo scalone e defugato dell'altro portone. Di forno c'erano i giornali di sinistra, di destra, un zandemino dando quelli di centro. Sì, ci penso, l'emo a cunì pure con l'inchiostro, balla a fa olio. Dopo un'oretta la riportavi a casa. Era da bene. Ritte come il fuso, levate di zulitti, parivano tutti i mortaiolitti. Il sabato l'assaiavi. Che mancavano di levito? No, sono giuste. Un altro po' di zucchero? No, troppo dorgi. Si sentono i odori? L'emma finite e in gose discorriva.
Un altro anno mi faccio dare la dose della sora Lucia. Meglio dissa, viene a fornare. Ma come si fa a dire che ne è rimasto rissato? Siamo verso la fine. Sì. Dopo questa carrellata. Bella però, tra tutte le parole che. Beh, dai, è proprio. Detto con i vari toni, dai, più drammatici fino a che si faccia. È come la vita, no? Si ride. È una bellissima lettura. E si piange. Ecco, la particolarità poi della pubblicazione è stata quella di riprodurre appunto il CD, perché come avete visto oggi, anche se noi prendiamo il libricino e le leggiamo, magari no, il colore di chi l'ha fatta la poesia ovviamente è tutt'altra cosa, e questo soprattutto l'abbiamo pensato per i più giovani, perché la nostra idea è quella il prossimo anno, come abbiamo fatto con tante pubblicazioni del dialetto come associazione, è quella di darla gratuitamente ai bambini delle scuole, in modo tale, scegliendo ovviamente un'annualità, in modo tale che poi nel tempo tutte le classi, no, abbiamo fatto già con il libro di Lalli, con un po' di anni, praticamente tutte le case ci hanno dentro il libro con che cosa? Con appunto le letture di Caterina, perché ovviamente non è facile, soprattutto per chi non l'ha vissuto, magari già generazione fino alla mia, insomma, abbiamo sentito i nonni, i vicinati, eccetera, però i ragazzi di oggi molto, no, meno frequentemente hanno questa possibilità, ma apprezzarlo attraverso questo audio, no, che possono, diciamo, quindi anche in termini didattici nella scuola, no, di poter associare la lettura con il testo. L'altro aspetto poi importante anche per appunto per i ragazzi, soprattutto delle scuole, è quello che avete sentito in molte letture, tra cui l'ultima, quella delle pizze di Pasqua, cioè delle tradizioni che poi in molti casi i ragazzi di oggi non hanno vissuto e non, penso non vivranno mai. E in questo modo, diciamo, questo tipo di libro non è solo il raccontare in dialetto e quindi, diciamo, far assaporare quella che è poi la nostra lingua, diciamo, di tradizione del nostro territorio, ma anche quello di raccontare fatti che, appunto, che non è, abbiamo visto anche in altre poesie, che sono proprio aspetti di vita passata. Cioè, leggere e sentire questo tipo di immagini ci fa calare un po' in quella che è, diciamo, la dimensione di quel periodo, no? Delle sensazioni, i colori, la risata, no? Quella che poi avete visto oggi, no? Man mano uno sente la lettura, dentro di sé rivive, no, certi momenti, ognuno a suo modo in relazione alle proprie esperienze, però, diciamo, è un modo appunto di richiamare aspetti di quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni, costumi, personaggi, cioè di tante persone che magari non abbiamo conosciuto, ma attraverso questo racconto, e quindi anche attraverso unire la lettura con l'audio, diciamo, dà anche un valore aggiunto superiore. E prima di ridare, quindi poi se ci salutiamo, di dare la parola a Caterina, volevo sottolineare pure un altro aspetto. Volevo ricollegare il dialetto anche, quello che ha fatto Caterina, a un qualche cosa che qualcuno prima, no, qualche anno fa, diciamo molti anni fa, un nostro concittadino che noi ci dimentichiamo sempre di avere come uno dei massimi illustri delle persone che ha cercato di mantenere il dialetto vivo nei comuni, nelle scuole, nelle università, eccetera, che è Ernesto Monaci. Cioè, Ernesto Monaci ha voluto, e addirittura quando lui era rettore all'Università La Sapienza a Roma, addirittura attraverso le varie riviste di letteratura, di filologia romanza che ha diretto, ha sollecitato più volte il mondo della scuola a mantenere il dialetto come lingua che deve essere insegnata a scuola. Vi leggo giusto un passaggio velocemente di un suo scritto in cui lui ci ricorda che dice, si cerchi di rialzare nella coscienza del popolo l'idea del suo dialetto, persuaderlo che tutti in Italia, siccome anche nelle altre nazioni, siamo bilingui. La favela
appresa nel seno della nostra famiglia, non è men degna di rispetto che la lingua da apprendersi nelle scuole. I dialetti dovrebbero avere un loro spazio nella lingua parlata e sarebbe tempo che finalmente se ne introducesse lo studio nelle scuole, affinché quei tanti che si affannavano a far dimenticare il dialetto nativo per una lingua che non sempre conoscono, cessassero da questa loro opera disfattista. Puoi pensare che cosa scrive, no? Quindi il lavoro, questo per dire come il lavoro di Caterina in realtà si inserisce proprio in questa esigenza di mantenere un qualche cosa che non è una lingua in quanto tale, ma il dialetto è qualcosa di diverso. Il dialetto è tradizione, è storia, costume, la miscelanza di tante generazioni che si sono susseguite, tant'è vero quando se ne parlava prima, quando dicono ma il dialetto isoliano da che deriva? Deriva un po' dal romano, un po' dal napoletano, un po' dal fiorentino, un po' da, no, da altri dialetti che magari storicamente tutte le varie, no, maestrie oppure le varie corti che hanno portato magari nel nostro territorio i nobili, quando hanno iniziato a mescolare parole, tant'è vero che noi abbiamo, arancio, che è la parola siciliana, no? Portogallo, che è addirittura il colore, no? In greco arancio si dice portocallì, cioè quindi portocallì. Quindi diciamo, come vedete, è una parola che si è inserita in un contesto, ma per noi era e è un qualche cosa che fa parte della nostra storia, della nostra tradizione. Così come abbiamo sentito quelle che sono le immagini, i colori, dei comportamenti, delle caratteristiche dei personaggi, dei luoghi, no? Della trasformazione che hanno avuto i luoghi. Quindi diciamo il merito, e qui credo che dobbiamo ringraziare Caterina, perché è un percorso che lei ha voluto fare, no? Cioè, abbiamo voluto alla fine appunto fare un lavoro fatto bene, proprio perché il prodotto deve essere appunto una testimonianza, un messaggio che noi vogliamo dare a soprattutto alle generazioni future. Al di là di noi, diciamo che ci fa piacere perché comunque ci ricordano tante sensazioni e tanti momenti, però è anche quello, perché anche credo che il messaggio più forte è quello di lanciarlo in avanti. Ultimissima cosa, e poi lascio la parola di nuovo a Caterina, è il fatto, pensate, volevo solo ricordarvelo che lo stesso Ernesto Monaco mandò una lettera a tutti i comuni, e in particolare anche al comune di Soriano, perché praticamente per mantenere la tradizione hanno fatto una lettera chiedendo ai vari sindaci di mandare una novella del Boccaccio tradotta in dialetto alla Società di Filologia Romanza, proprio per mantenere una documentazione di quelle che erano le differenze dei dialetti in tutta Italia. E questo lo fecero nel 1875, che era l'anno del 500 anni dalla morte del Boccaccio. I comuni della provincia romana, considerate che all'epoca Soriano faceva parte della provincia romana, non risposero. Praticamente su 230 comuni risposero solo 18. Quindi loro riscrissero nel 1903 e qui a Soriano rispose il nostro concittadino Achille Ferruzzi, che tradusse la poesia della novella del Boccaccio in sorenese. Quello è un po' quello che ha fatto Caterina per altri versi, eccetera. In questa ci ha lasciato questa testimonianza proprio per far sì che anche Soriano partecipasse a questa. Vi faccio leggere, Francesca, giusto 3-4 righe per vedere, e ci ricolleghiamo a quello che abbiamo sentito fino adesso, no? Allora, la novella è la nona della prima giornata e narra appunto di Elissa, che è la narratrice, e parla appunto di una donna di Guascogna che in pellegrinaggio al Sacro Sepolcro è stata oltraggiata a Cipro e sulla via del ritorno. Lei va dal re e vuole che appunto gli oltraggiatori vengano puniti. Nel dialetto sorianese, adesso io faccio solo un piccolissimo cappello, ve voglio raccontare una frangiottola di quelle che ha raccontato Sor Giovanni Boccaccio. Ma la meglio, come se fagli gli occhi da noi. E te dunca te sapere che quando c'era il primo re di Cipro, che Goffredo Buglione aveva avviato la Terra Santa, sedette nella miliardà di Guascogna, volle
volta andò pellegrinando di Sissepolcro. Di ritorno, quando che era arrivata da Cipro, per male disgrazia sua, s'ammettette con certi ominacci scrianziati, che gli è ne, aspettate che sto da pagina dopo, che gliene facettero tutte di tutte le razze. Sta poretta non si poteva riposà, de tanta inquisizia, e se mettetti il capo d'annar ricurria tirre. Io adesso ho messo soltanto le prime battute perché non è neanche facile leggerlo, perché tra l'altro c'è un'ulteriore differenza. Achille Feduzzi utilizza una serie di tagli e di accenti che Caterina tu non hai usato per nostra fortuna, cioè hai reso una lettura più discorsiva. Questo è molto più concentrato e più questo in realtà è questa cosa fa parte del dialetto, perché il dialetto è lingua viva, cioè il dialetto proprio perché fa parte di quella che è l'evoluzione delle persone nel tempo, nella storia, si arricchisce di vocaboli, no? Certo. Abbiamo visto Caterina quando ha raccontato, no? No? Ci ha messo quella cosa, l'allocuzione, il comportamento sexy, no? Cioè che è un qualche cosa che, no? Noi diciamo oggi, che però viene inserito in un contesto. Quindi il dialetto cresce, si trasforma e ovviamente segue un po' quella che è l'evoluzione. Io lascerei chiudere a Caterina. Allora, io termino con i ringraziamenti. Allora, al sindaco Roberto Camilli, al vice sindaco e assessore alla cultura Rachele Piani, all'amministrazione comunale, all'associazione culturale Terzo Millennio, a Francesca Vandimiglio, che ha creduto in me fin dall'inizio, a Marco Fanti, che è il perno, il nostro punto di riferimento e ha curato in modo egregio il CD. Agnese Monacelli per la grafica. Grazie ad Angelo Clementi per il suo intervento e per le pubblicazioni sul dialetto che mi sono state di aiuto. Grazie a Luigi Riva e al suo cassetto dei ricordi e per le riprese che sta facendo. Grazie a Paolo Grazzini, che con le sue battute in dialetto ha stimolato la mia curiosità. Un ringraziamento speciale va a mia sorella, consentitemelo. Mi ha supportato in questo percorso, senza di lei, senza il suo aiuto, per me che scrivo ancora con carta e penna, sarebbe stato impossibile sistemare tutto nel computer, spedire file a Marco, PDF e così via. Anche l'introduzione alle poesie e ai brani è stato curato da lei. La forza e l'intesa delle sorelle. Questo libro ci accompagnerà per sempre. Sono stati presenti, ognuno in modo diverso, i nostri genitori. Quante volte abbiamo detto, se ci fosse stato il babbo non avremmo avuto alcun dubbio. La mamma, quando dettavo a Lella le mie poesie, ci guardava, rideva e diceva, ma come parlate? Ringrazio mio marito per la pazienza nell'ascoltarmi, nel trovare il tavolo sempre impicciato, come si dice a Soriano, una volta da bambinelli e preselli e ora da fogli, foglietti e fotocopie. Ringrazio tutte le persone che hanno arricchito la mia raccolta, sul libro poi le nomino tutte, mettendo a disposizione foto personali e cartoline d'epoca. Io continuerò a scrivere poesie e racconti brevi in dialetto. Cercherò di dare il mio piccolo contributo perché il dialetto sia il bagaglio culturale delle nuove generazioni. Grazie per la vostra presenza, per la vostra gioia e, come ho visto, anche per la vostra commozione. Grazie a tutti. Ovviamente la storia non finisce qui. No, perché io già ho cominciato a scrivere. Immaginavamo. Però ovviamente... Già c'erano una quindicina, quindi aspettatevi. Perché l'intento è appunto la prossima estate di riunirci di nuovo all'aperto in un ambiente probabilmente potrebbe essere la piazza,
e come abbiamo fatto l'anno scorso, cercando di essere veramente tanto numerosi e sempre vicini a te nell'ascolto interessante. Grazie. Di quello che ci racconti. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.